Mi vedete bene? Ah. Mi stavo portando gli occhiali sbagliati, infatti volevo adesso capire bene come fare per un bel paio di lenti a contatto, così magari non faccio un occhio a sorpresa. Vedi, è un bel, no, però ha questa possibilità di diventare... Allora, questo qua è il nome con il lungo, che qua c'è, cioè, quello unico che ho, che quando mi chiamate, il tempo che avete finito di chiamarmi, come diceva Troisi, me ne sono già andato. No, passiamo alle cose serie. Allora, oggi vi devo parlare di social media, cioè un pezzo di quello che avete visto fino adesso. Quanti di voi utilizzano Facebook? Non c'è che da coraggio. Vabbè, chi è che, giù tutte, chi è che non ha un account Facebook? Veramente. Perché ce l'avete le fidanzate, per dormire, perché non mi piace Facebook. Vabbè, comunque, scherzi a parte, io la cosa che adoro fare, e spero di riuscire a farla oggi con voi nei prossimi 28 minuti e mezzo, è semplificare, ok? È un mondo che conosco a tanti anni, 25 anni, ma ancora che, insomma, che lavoro fai? Anche adesso faccio fatica a spiegare quello che faccio. Però la sostanza è che è un mondo che a volte non fanno apparire più complicato, perché è semplice, ormai basta un tasto solo, è roba che usano tutti. Se lo usa lui, siamo capaci anche noi. Come mai non va la musichettina qua? Vabbè, fa niente. Vedi, adesso arriva, adesso alza. Anche bravo, ragazzi. Vedi? Quindi voi a vostra nonna, quindi ascolta, nonna, capite che dice di però, va, c'è lui che fa. Abbiamo parlato, vi ha fatto vedere prima, no? Il passato. Non ti distraete, per far vedere una cosa. Mi ha fatto piacere, eh? Il passato, come siamo cambiati, eh? Ma la verità su come siamo cambiati, questa è l'unica. E basta. L'unica, eh? Questa è l'unica. Perché il computer se ne dà proprio più noi uomini. E adesso ho visto che le donne passano tutte benissimo. No, effettivamente, guardate solo, no, in pochi anni che grandi differenze che ci sono e che cosa è successo. Ma devo, ecco, uno dei modi per semplificare, per farvi capire, perché qua dobbiamo entrare un po' più, adesso non dico nel tecnico, però un po' più a fondo, no? Perché l'overview ve l'hanno data prima, e quindi quello che cercherò di fare adesso è di andare, no, nei consigli, cosa poi bisogna fare un po' nel detesto, nel dettaglio, quello che si può fare da qua sopra. Però ecco, delle suggestioni. Una è che è un mondo che molti vedono così, e molti vedono così, cioè un mondo fatto di persone ma tecnico. In fondo ce ne sono altri tipo questo. Pensate alla televisione, quanta tecnologia c'è dietro, ma voi non la vedete. C'è della televisione, guardate, anche chi fa televisione, io faccio televisione, questo programma, questa rubrica ogni sabato mattina alla RAI, alle 10 del mattino, mi raccomando, e qua succede che a volte incontro colleghi che mi dicono, ah, wow, sei digitalissimo, però io no, perché è troppo complicato, mi dicono, ma vedi quanta tecnologia c'è, ma, però io non la uso trasparente, infatti, quando tu accendi e vai live su Facebook, per esempio, la tecnologia non la vedi molto, no? Ti sembra, perché fa un po' paura, ma in realtà è e 10, c'è qualcun altro che se ne ha. Sapete quanti ce ne sono di questi qua in giro? Tanti, ce ne sono, non credo male, 4 miliardi e mezzo nel mondo, e di questi 6 miliardi, ce ne sono più di quelli che no. E poi ormai stanno tutti andando online digitali, guarda che fantastico, questi sono tanti, io li adoro, poi gli anziani che sono straordinari, questa è pazzesca, la voleva provare. Quanti di voi hanno figli? Sulle mani. Tanti, eh? Allora, i nostri figli, quando li guardiamo, diciamo, sono dei geni, perché, guarda che bravo, guarda. In realtà è proprio un mezzo che è facile per tutti. Allora, guardate questa bambina che cerca di premere il pad, no? Perché per lei è la normalità, vede che non va, e allora prova il dito sulla gamba e dice, vediamo se è il dito. Comunque, se i nostri figli, cosa diciamo dopo un po' che sono sempre attaccati al coso? Basta con questo digitale, andate a giocare fuori! E loro vanno a giocare fuori. Però è sempre stato un po' così, dai, sempre stato un po' così. E poi selfie. Quanti selfie ci facciamo? Chi è che si fa i selfie? Ah, un selfie della vita, un selfie. Chi è che si è fatto almeno un selfie? E dai, non fate i timidi. Tutti ci facevano dei selfie pazzeschi. Io me la tiro di tutto perché avevo dei selfie con per me dei video pazzeschissimi, non è stato fatto.
E tu ho degli amici radiografisti che si fanno selfie. Cioè, comunque si dice che non sei mai abbastanza ricco fino a quando non potrai permetterti di salire su un aereo e senza far, privato, sorry, senza farti un selfie. Allora passiamo alle cose serie. Il cambiamento è evidente. Nel 2001 le più grandi aziende americane con per capitale negli Stati Uniti era fatto sostanzialmente di petrolio, e oggi abbiamo Apple, eccetera, eccetera, Alphabet, che sono i signori di Google, e così via. Nel tempo le cose sono cambiate così velocemente che quando io ho fatto il tempo in una riunione una volta a dire a quello di Google, guardate che se andate avanti così finisce male, lo saranno già morti. Lo Netflix si fa ammazzare da ridere. Qual è il nostro nemico? C'è una frase sola, questa. Io ho delle slide in inglese, avete pazienza, se non le faccio a minuto con Londra, male 10 anni, il passaporto inglese così Trump, non cioè, posso rientrare neanche con la mail, l'aria che tira. Però le dico tutte in italiano, tranquilli, per chi non lo sapesse. Abbiamo sempre fatto così, è il nostro nemico. Abbiamo sempre fatto così, è il grande nemico con cui dobbiamo combattere, no? Perché altrimenti va a finire che c'è gente che poi stampa le mail. È molto comune questa cosa, e tu provi ad andare a evitare, dire ascolta, fermo, secondo, fermo, ho una soluzione per te, lascia stare che già siamo impegnati, c'è la crisi, ma volevo aiutarti, no, guarda, lascia perdere, senti, volete, per favore, mandate via questo venditore pazzo che sta cercando di venderci della roba in mitra, nella mitra, nel mezzo della battaglia, proprio con la spada, è questo, no, è questo. Questo è il tipico prodotto Google, questo è il tipico prodotto Apple. Ora vi spiegate per quale motivo la maggior parte dei vostri, scusate, dei nostri siti invece fatta così. Perché? Ah, questo è il povero utente che ci deve navigare dentro. La risata era registrata, è parlato, però torniamo ai social media, roba serie. Allora, stiamo parlando di un mondo vasto, dove c'è un pochino di tutto dentro. E è così vasto che è fatto di questo. Questi sono i principali attori del mondo delle varie voci. È complesso, no? In teoria. In teoria è complesso. Allora, siccome come vi ho fatto vedere dall'inizio del telecomando mi piace semplificare, vedete, si passa attraverso il marketing automation, la personalizzazione, il mondo dei blog, l'influencer marketing, e avanti così, che non sono quelli più influencer, le conversioni, le grandi, il mondo dell'audio, del video, della localizzazione, dell'optimizing, eccetera, eccetera. Ma per semplificare, mentre con lo scotch blu al telecomando, vi posso dire che, a prescindere da questa complessità, a volte le cose si capiscono facendo degli esempi, perché le piattaforme si susseguono, senza più il tempo, c'era secolo l'alfa, sembrava che tutti dovessero andare sul mondo virtuale, insomma, e avanti così c'è più qualcuno di questo. Ma alla fine dietro alle piattaforme, dietro agli smartphone, dietro ai computer ci sono delle persone. Noi siamo persone, umani, e possono farlo un po'. Alla fine rimarremo sempre umani, con le nostre caratteristiche umane, con i nostri tempi, con il nostro modo di raccontarci, prediligendo alcune cose piuttosto che altre, eccetera, eccetera. E quindi, a prescindere dalle caratteristiche e peculiarità specifiche di ogni piattaforma oggi, cioè Google, online, Facebook, qualcosa, domani, ok, se no diventate matti, no? Bisogna ogni volta stare dietro. C'è un principio di base, quindi parliamo di contenuti. E questo è un po' un bar. Perché bar? Perché il bar non arriva e dice, arriva quello che dice, ah, sono tutto io, adesso la politica, sei tutto un po' esperto di qualcosa. Però c'è qualcun altro che magari può dire, no, aspetta, ti do così, ci si inserisce in una conversazione. Ad esempio, a proposito di advertising e di pubblicità, cioè come voi potete, ad esempio, promuovere, parlare del vostro business in un bar. Potete fare così, immaginate un bar, tutti seduti, bevono la birra, entrate, spalancate la porta e dite comprate le nostre linee di contatto e i nostri piani. Se proprio volete convincerli come funziona, vi dovete sedere, chiacchierare, fare amicizia, creare creare affidabilità, fare invece, e dopo potete dire ascolta, non sai che io anche questa cosa mi importa, giusto? E online è così, a prescindere dalla fattizia fredda, col plastico, quello che volete, ma anche un po' una piazza dove gli spazi bisogna guadagnarsi, non è che sulla piazza, non in tutte le piazze riesco a prendere la famosa scatola di sapone, come cioè Hyde Park Speech Pool a Londra, le sali la domenica, comincia a raccontare quello che vuoi, però sono
pubblico è quello che è. Nella piazza ognuno passa perché c'è chi passa veloce perché deve fare cose, cioè, questo è lo specchio della realtà. Il digitale è uno specchio. Ed è anche a volte un po' una cena, quando sei a cena con gli amici, dove ognuno parla, ognuno dice il suo, però è una situazione un po' più intima e puoi dire più cose. Tutto questo lo ritrovate esattamente, piazza, bar, cena, nelle varie articolazioni dei vari social, delle varie piattaforme. Mi fai il gruppo, assomigliami a una cena, fai il gruppo, assomigliami a una piazza, ok? E questo, vi ritrovate lì. Quindi siete tutti esperti di social media, perché ci siamo noi dietro, ok? Lascia perdere poi l'interfaccia, è un dettaglio. Quando è uscito il telefono, sembrava una roba freddissima per chi lo aveva fatto, cioè per chi lo voleva utilizzare. È una roba che veniva usata con freddo di stampo. Oggi si fa anche del lavoro con il telefono, perché è diventato un mezzo che nella nostra... Ci si fa un telefono, non so che ci sono. Di là c'è un umano, diventa trasparente per noi, ok? Questa è la chiave di lettura che mi sento di regalarvi oggi. Per chi proprio non ci vuole essere, che dice io rimarrò analogico fino alla fine dei giorni e non mi avrete mai, vi dico questo però, che è un po' così, cioè là fuori possono parlare di voi comunque. Se c'è un problema con la vostra azienda, perché magari c'è un momento di crisi, che ne so, di dover gestire certe cose, si parla di voi a prescindere dal fatto che voi ci siate o no, ok? Quindi dovete. E come a proposito di cena, c'è una cena dedicata a voi, si parla di voi e voi non ci siete. Ah, ci siete, ok? È importante. Bene, e così come il bar, come la piazza, come la cena, sono importanti due cose, almeno due, ne sono due tante. Però mi viene da dire, per entrare dentro l'argomento vivo, nei prossimi 18 minuti, dell'identità e del tono. Abbiamo tutti un'identità e un tono, ok? Quindi la prima cosa che si chiedono le persone quando ci conoscono è: non posso fidare di queste persone. Una delle prime cose che ci si chiede è inconsciamente o conscientemente. E una delle cose che si fanno per farsi un po' di variante si chiedono è anche il modo chi sei e come ti puoi, ok? Un'altra cosa importante che voglio trasferirvi sempre come spunto di partenza, però ci saranno dei momenti in cui avremo bisogno di farci delle domande un po' più strette, un po' più da vicino, è questo, che a proposito dei vari mezzi che abbiamo visto prima, televisione, giornali, eccetera, è molto chiaro a tutti che se dovete fare pubblicità in televisione dovete pagare, è evidente, e anche non poco. Se dovete comprare una pagina su un giornale dovete... sia un po' questa percezione che su internet è tutto gratis. Non è così, no? È un mezzo a pagamento, è un medio che utilizzate anche per pagare. Cioè da pagare, scusate, che è a pagamento. E infatti non è un media gratuito, che è media all'inglese, un media, questo è un media prima in latino. Bisogna avere anche un piano. Non bisogna andare online solamente perché ci hanno detto che serve Facebook, è facciata, c'ho Facebook, utenti, okay. Twitter, e adesso anche Twitter, c'è Google Plus, YouTube fatto, però poi vedi cimiteri abbandonati, no? Bisogna esserci, siamo umani, ricordiamoci questo, essere umani, questo sono io, ma non perché volevo fare lo strano, adesso troverete delle foto più personali, perché quando ho corretto questa presentazione c'erano delle cose che volevo aggiungere. In un aereo, non avevo la connessione per scaricare delle belle foto, ho suonato il mio album di foto e ho detto: sai che potrebbe andare bene? Il linguaggio. Allora, oggi 20% di sconto sulle lettere a contatto, esempio, non è un linguaggio umano. Cioè, ciao, come ti chiami? Oggi 20% di sconto sulle lettere a contatto. È questa. Non è il modo di comunicare, no? Mi dici, ma che vuole questo? E allora come si fa? Bisogna cercare di... Ciao cari, devo darvi una notizia! Adesso vi la metto breve, potete migliorare. Ah, la lettera di contatto non lo sai che è un 20% di sconto. Dai, vieni a prendere, ci prendiamo anche un caffè e ci conosciamo meglio. Ho qualche possibilità in più adesso? Insomma, ho fatto un esempio, è però meglio di prima. Che cavolo, mannaggia. E questo va già un pochino meglio. E poi sarà questo mio figlio, a proposito, anche se per lo stesso motivo, non perché...
supporto, seguirli. A volte si vedono delle cose e poi, no, sorry, e si dimenticano, no? Questo è la centrale, si dimentica, quindi si dimentica proprio l'utente, quante volte anche voi. Ecco, siccome siete un po' tutti utenti del digitale, qual è una delle cose che odiate di più, no? Quando dopo il post vendita siete ignorati, perché ormai avete tirato fuori i soldi e questo non si frega. È odioso, ormai lo sappiamo che è importante, se no online la reputazione si misura, si vede, non è come nel fisico, dove ha voglia di fare la grossa dove si parla di tutto male di te, si arrende. Più facile, però ci inserisce il vostro nome e da qualche parte sul motore di ricerca su Google e da qualche parte c'è scritto che voi dopo ve ne fregate. E quindi seguite anche questi aspetti, a proposito dei consigli. Provate anche a interagire, no? A proposito di umani, vi ho fatto due domande, un modo per scambiarci, perché dopo le potete fare per davvero. Fatevi illusare quel mondo, fate domande, chiedete ai vostri utenti cosa ne pensano. Sempre per entrare un po' più nei piccoli consigli pratici quando usate il vostro mondo sul net, guardate gli hashtag anche con attenzione, gli hashtag sono delle piccole paroline, seguite, anticipate da un hashtag, cancelletto, che sostanzialmente servono per raggruppare argomenti che hanno lo stesso hashtag, ok? Quindi se io scrivo, una cosa sulla politica, su Trump, come ho già detto tre volte, e faccio l'hashtag Trump, vuol dire che cliccano sopra troverà tutti gli altri che hanno citato quella parola. Un'altra cosa, un altro consiglietto al volo così spicciolo, short and simple, corto, breve, semplice, i messaggi, quello che dite, quello che dite. Se potete più immagini è facile, ok? Di solito portano più click, portano più cose, quindi in generale ascoltare e ingaggiare, avere una relazione. A volte la sola pubblicità tradizionale non porta a grandi risultati. Come dicevamo prima, ad esempio, condividere, in realtà un condividere un po' particolare, perché vedete, quando condividete una torta, o è vostra esclusiva, o è vostra la fetta, o è di qualcun altro. Del digitale è tutto moltiplicabile, nei vari in questo modo condividete le informazioni che avete. Cosa significa, in altre parole, per essere pratici? Se trovate informazioni interessanti in giro per la rete, hanno a che fare con il tema di cui volete parlare, il tema dei vostri, ovviamente, del vostro business, dei vostri. Ascoltate, condividete, quello è già contenuto, è importante. E poi essere costanti, consistenti, cioè in sostanza continuare sempre, come una relazione, un'amicizia. Come si fa a essere amici senza avere un minimo di continuità di relazione? No? Di scambio continuo, anche un po' alla pari, anche c'è bisogno di mantenere viva la relazione. Dall'altra parte a volte sentite silenzio, perché dall'altra parte il vostro pubblico è magari un po' silenzioso, ma c'è e lì insegue. Col tempo lo fate vostro, e infatti il tempo aspettare è una delle parole chiave. Attendere, vedete, lasciare il tempo, ma ricordatevi che quando andate a fare pubblicità, advertising, televisione, manifesti, qualche altra parte, lo state facendo presso un mezzo di terzi, cioè non è vostro muro, non è vostro canale. Quando lo fate a casa vostra, ve li portate a casa, diventano poi vostri, no, vostri utenti. Ovviamente è un mondo, come dicevamo, abbastanza complesso, dove è proprio come un iceberg, no? Dove ovviamente bisogna sotto continuare a provare, cercare, essere consistente, andare avanti, eccetera. Un'altra cosa da fare, molto importante, è continuare a misurare, perché oggi sono degli strumenti facili, non bisogna essere dei geni. Quanti utenti sono entrati, che cosa hanno fatto, che cosa hanno visto. Se vedete che quando pubblicate certi argomenti raddoppia l'audience, continuate. E poi tenete d'occhio cosa fanno gli altri. I vostri competitor di solito fanno cose interessanti. A vedere che cosa fanno, andate in giro, oggi è facile su Google, su Facebook, andate a cercare altri consigli, vedete bene cosa fanno. E ricordatevi che un paid media, dovete pagare per ottenere dell'audience. Oggi all'incirca sulle pagine Facebook, avete presente, la reach, cioè la quantità di persone che raggiungete rispetto al vostro pubblico, quindi fatto a 100 al vostro pubblico, è all'incirca tra l'1 e il 5%. Se pagate sale, ok? Perché ovviamente per fare gestire, se sarebbero troppi contenuti, si utilizza il pago in funzione di quello che
Poi c'è il mondo della crisis management, cioè della gestione della crisi. Siccome prima o poi ci capitiamo tutti, il cliente è soddisfatto che va a dire che non abbiamo dei buoni prodotti, che abbiamo fatto una cosa che non andava bene, cioè deve essere pronti. E avere una buona audience di amici aiuta, perché si può trasportare magari, che ne so, su quell'articolo di giornale in cui c'è tutto, è possibile pubblicare. E avanti, no? Ci sono tante cose per gestire la crisi, capire il rischio, capire il rischio, eccetera. Ah, quindi ho messo una bella ricevanza, che ho detto, questa va chissà. Una bella prescription di cosa quindi fare e che cosa fare. Allora, che cosa fare lo abbiamo visto. Peraltro la durata di un post online all'incirca tende a scendere abbastanza velocemente. Facebook dura 14 ore, Twitter 4 e Instagram 21. Durano poco, quindi dovete continuare. Allora, della ricetta che vi dico è: prendete una pastiglia un giorno, eccetera, fate almeno un post al giorno su Facebook e cercate di metterci dentro foto e video. Okay? Fate almeno 5 nella prescription che vi do, tweet per day, e usate degli altri. Okay? Quindi dite: oggi abbiamo fatto, raccontate anche pezzi personali della vostra vita professionale. Trovate un linguaggio che vada bene per parlare. Quello che direste a un cliente amico con cui avete tempo di chiacchierare, raccontate un po' di pezzi su LinkedIn, network professionale, ci siamo tutti come professionisti, almeno un post al giorno, siate professionali, perché è un modo, è un mezzo, un mondo fatto così. Su Google Plus anche qui più o meno un post al giorno, e createvi le vostre cerchie, poi scoprirete piano piano che cosa sono. Ora qua siamo su plenaria. YouTube anche qui è più complesso, dovete creare dei contenuti video. Si possono raccontare molte cose, non in prima persona necessariamente, potete non puntarvi necessariamente alla telecamera, potete puntarla verso il mondo che avete intorno, puntate la nuova vetrina, eccetera, e avanti con gli altri sul network. Non potete farne uno solo, dovete andare in giro, perché l'utente fa un po' quello che vuole, quindi me lo dovete dare dove sono io, dove sono io che vengo, eccetera. Cosa non fare? Allora, assolutamente non fare proprio il venditorone, un venditoraccio, ed è un po' figlio del ehi ciao, vuoi 20% di sconto? Ok? Perché sono prima di tutto relazioni, ok? Non automatizzate troppo, post automatici una volta a settimana, ne faccio 10, vanno su e avanti così, perché si vede, di là ci sono esseri umani. Non spammate, la prima cosa che viene in mente, scrivo su tutti i gruppi possibili, vado in giro, scrivo, si vede, non lo fate. Non lo fate perché non vi piace, non è bello, quando voi da utenti lo vedete. E in qualche modo, lo so che vi avete imparato, studiato, non fate troppo a fare da te. Tanto avete, adesso ci sono gli altri che in qualche modo no, vi sta proponendo delle cose, soluzioni, adesso le vedete oggi. Chiedete, no? Chiedete e vi sarà detto la vostra cosa. E nemmeno troppo ce l'ha. Noi siamo super fighermi e come noi non ne troverete mai. A volte quando andate a vedere i vostri competitor troverete magari delle cose apparentemente migliori. Ricordatevi che l'erba del vicino è sempre più verde, è vero, ma proprio perché potrebbe essere finta. Oggi si possono comprare i numeri, cioè, io compro 1 milione di follower su Twitter a poche decine di euro, però non servono niente su Twitter, il numero campale, grandisco il numero, lo gonfio. Quindi non fa attenzione, a volte ne bastano anche poche centinaia buoni veri. Guardate l'erba del vicino, perché a volte potrebbe essere sbagliato. E il vostro sito, il vostro luogo centrale, che oggi peraltro ne parleranno, è casa vostra, il vostro sito. Dovete imparare solo questo piccolo giochino, distinguere il media pagamento da quelli che possedete e da quelli che invece vi servono parzialmente per raccogliere utenti e fidelizzare. Altra cosa, dicevo che non è gratis, eh? E a volte costano anche parecchie queste cose, quindi a volte le aspettative, se non ci sono budget sufficienti, poi si rischia, no, di finire qua. Per cui attenzione a spendere i soldi giusti, perché un attimo che si finisce. Ma io ho risparmiato, va bene. In altre parole, per semplificare, una volta era un po' così, ci volevano dei pionieri coraggiosi. Oggi bisogna sapere conoscere ogni tastino, c'è chi lo fa per voi, ho cercato di darvi un'idea,
attenzione a non mettere il mark checkbox, come dicono gli inglesi, tick box, tick in box, cioè l'ho fatto, perché sennò il marziano che arriva e dice ce l'hai la bicicletta? Sì, però questa, lui non lo vede che aveva la bicicletta, lo vede, ma non capisce perché, ma pensa di avere la bicicletta, e non è nemmeno una questione di quanta roba avete, cioè, bisogna usarle bene, perché altrimenti potete avere tutte le risorse che volete, che non sapete usarle, rischiate questo. Importante, anche perché dall'altra parte non è che dice ah morto un settore, c'è qualcun altro felice. Gli squali, quando guardano Titanic, dicono adoro gli happy ends, ok? È questo, però per chiudere, non è mai troppo tardi. Ci siamo, mancano 18 secondi. Bisogna essere ottimisti, questa è quella dell'ottimismo. La slide dell'ottimismo così non si è mai vista. Prendi il slide ottimismo. Essere coraggiosi. E soprattutto anche quando sembrava finita, la possiamo fare, compenso, ciò che filmato, fermi, sto filmando, guarda che figata pazzesca, ho vinto. Tac, c'è anche finito. Va bene! Standing ovation, forza, standing ovation! Grazie per